Vanno valutate bene tutte le possibilità di una denuncia alla Corte dei diritti umani dell'AIA, perché le politiche portate avanti dal governo, che poi politiche è un termine generale, diciamo alcune decisioni, la decisione per esempio di militarizzare il Mediterraneo, di impedire a chi scappa o vuole scappare dalla guerra e dalla povertà di poter scappare e rinchiudere queste persone in centri di detenzione e di tortura, sia una cosa che purtroppo rimanda a epoche che non avremmo mai più potuto vedere. Credete che l'Italia sia un paese razzista alla fine? In fondo. No, l'Italia non è un paese razzista. In Italia ci sono molti razzisti, purtroppo ci sono molti razzisti nella classe politica. I cittadini italiani non sono razzisti, come i cittadini italiani non vogliono la guerra, ma i governanti italiani sì. Ed è per questo che il nostro paese è in guerra in Afghanistan da 15 anni, perché i politici italiani, di destra, di sinistra, di centro, di sotto e di sopra, vogliono la guerra. Lei un pensierino alla politica non ce lo fa, si vota l'anno prossimo. In che senso un pensierino? Non la vedremo in politica. No, no, assolutamente no. Ma non mi ha mai sfiorato l'idea, proprio mai. Se arrivasse una proposta da sinistra, Pisapia, piuttosto che... Per fare cosa? Per fare cosa? Io faccio il mio mestiere, sono un chirurgo, cerco di sviluppare il lavoro e i progetti di emergency e basta. Non mi ci vedo proprio lì dentro. Poi ne abbiamo già abbastanza di politici, no? Sì, c'è già abbastanza coglioni in politica, esatto. Senza che ci vada anch'io. No, lei...